ragazze, questa qui è la seconda parte della review dedicata alla Siberian Flowers, ovvero alla limited edition che Kiko ha pensato per questo autunno. Nella prima parte avevamo visto i prodotti per gli occhi, in questo video invece vediamo i prodotti viso e labbra. Se vi siete perse la prima parte, nel box info sotto il video trovate il link diretto alla video review. Allora, iniziamo subito con i blush. I blush sono contenuti all'interno di questa scatolina molto carina che però non varia in base alle tonalità, quindi non ci soffermiamo troppo. Ogni blush ha un contenuto di 7 grammi, un costo di 14,90 € e una durata di 18 mesi dall'apertura, il che non è male visto che generalmente la media è 12 mesi. I colori che io ho scelto sono 3, ed in particolare il numero 02, ovvero Celebrity Rose, che è un colore che a me piace moltissimo ed è un colore già presente nella limited edition autunnale dello scorso anno, ve lo faccio vedere. Io l'ho ricomprato nel periodo dei saldi, vedete questo qui è il Bling Bash della collezione invernale, praticamente identico. È un rosa molto naturale con all'interno questi riflessi dorati che lo rendono molto luminoso. Non ha glitter, quindi comunque rimane molto naturale. Davvero un bellissimo colore che secondo me sta bene un po' a tutte. Il secondo colore che ho provato è il numero 04, che invece è questo rosa baby con all'interno sempre questa leggera venatura dorata che gli conferisce sempre questa luminosità. A me piacciono molto questi blush luminosi però non glitterati, perché vi consentono appunto di avere un risultato più fresco, più radioso, senza utilizzare due prodotti, cioè senza andare a sommare l'illuminante al blush, avete tutto in uno. Il terzo colore che ho provato è il numero 05, questo qui è un colore più particolare perché è più vivace e all'interno ha queste venature più scure con questi micro glitterini. Però vi posso garantire che anche in questo caso il risultato sarà naturale. Come texture mi è piaciuta molto perché scrivono davvero bene. La cialda questa volta rispetto ad esempio a quella della Electric Town è più grande, quindi il prodotto vi durerà di più e ciò giustifica anche un pochino il prezzo più elevato secondo me. E come dicevo manca l'applicatore, tuttavia non è un gran problema perché comunque gli applicatori che escono da queste mini trousse non sempre soddisfano le nostre aspettative. Secondo me è un prodotto valido. Il primo prodotto per labbra che vi voglio far vedere è il Lucida Labbra, ovvero il Glass Shine Lip Gloss. Allora, questo qui è un gloss un po' particolare per due motivi. Primo per l'applicatore e secondo per il tipo di finish. L'ho testato così lo vediamo meglio anche in dettaglio. Qualche caratteristica tecnica: un costo di 7,20 €, un quantitativo di 7 ml e una durata di 12 mesi dall'apertura. La confezione è molto carina, soprattutto da portare in borsa, a questo tappo tutto decorato. La parte invece che ospita il gloss vero e proprio è in plastica. Io ho provato due colorazioni, la 01 e la 02. Come li ho visti così lì per lì ho pensato, oh mio Dio quanti glitter. Poi dopo provandoli mi sono resa conto che invece il risultato è molto carino. Vi faccio vedere anche l'effetto appunto sulla pelle. Questo qui è il numero 01. Questo qui è il numero 02. Allora, innanzitutto bisogna riconoscere che sono davvero super lucidi. Inoltre, valorizzerà tantissimo le labbra perché innanzitutto questa estrema lucidità le farà apparire otticamente più voluminose, davvero più polpose, non troverei termine migliore. Ed in secondo luogo questi micro glitter multicolor all'interno riflettono tantissimo la luce, quindi valorizzeranno ancora di più questo effetto volume. Secondo me sono da provare. Non vi consiglio personalmente il numero 01 perché essendo proprio completamente trasparente lo definirei un po' sprecato come acquisto. Vorrei farvi notare l'applicatore, ve lo faccio vedere qui, sperando che si noti. Ed è un applicatore che ruota.
e questo vi consente di distribuire meglio il prodotto sulle labbra. Davvero carina e simpatica come cosa. Per il resto poi l'applicatore in spugna come tutti gli altri. Una cosa negativa che invece ho riscontrato di questa confezione è che il prodotto all'interno si presenta piuttosto viscoso e quindi non consente all'applicatore di scorrere correttamente all'interno. E infatti, se notate, vedete, l'applicatore torna su da solo. Inoltre, la maggior parte del prodotto fuoriesce dal tubetto e si va a depositare lungo l'asticella dell'applicatore. Spesso capita in questi casi che poi questo prodotto che fuoriesce addirittura si deposita nella giuntura e diventa fastidioso perché esce fuori completamente dal tubetto, dall'astuccio, e quindi può diventare fastidioso ad esempio portarlo in borsa. In passato mi è capitato con un gloss di Chanel che ha fatto davvero una pessima fine. Per il resto è davvero molto carino. Sulle labbra non è affatto appiccicoso, anzi è davvero piuttosto fluido, come dicevo un po' viscoso, però non appiccicoso, è molto idratante, darà questo leggero effetto volume ma soprattutto ottico, e questi micro glitter valorizzeranno molto il tutto. Inoltre è leggermente, ma proprio leggermente, aromatizzato alla vaniglia. Non credo che ciò causerà problemi, però comunque lo dico proprio per precisione. Andiamo avanti, rimaniamo in ambito labbra e vediamo la matita per le labbra automatica, ovvero l'Automatic Precision Lip Pencil, che è questa qui, ed è appunto una matita per contornare le labbra automatica. Io ne ho provate 4 di tonalità, vi do anche qualche caratteristica tecnica. Allora, innanzitutto ha un quantitativo di 0,35 grammi, una durata di 24 mesi dall'apertura e un costo di 5,90 euro. Le colorazioni che ho provato sono la numero 01, che è questa qui, la numero 03, che è questa qui, sono entrambe due colori naturali, la seconda è leggermente più rosata. Poi ho provato la numero 04, che invece è proprio un rosso molto vivace, e infine la numero 05, che invece è un rosso violaceo, un rosso tendente al porpora. La matita, come dicevo, è automatica, vi faccio vedere anche più o meno la mina, vedete questa qui, e ricorda molto ovviamente la confezione delle matite della collezione primaverile Electric Town. Ve le faccio vedere anche una che ho a portata di mano, queste qui. E anche in questo caso troveremo sul lato opposto lo sfumino, che è questo qui, molto morbido, e all'interno qui il temperino, questo, vedete? Quindi quando dovrete temperare la mina basterà semplicemente inserirla qui e temperare, molto comodo. Tra l'altro sono piuttosto morbide, quindi si sfumano anche facilmente. L'importante è non farle seccare troppo sulle labbra prima di sfumarle. La durata è davvero buona ed inoltre sono un'ottima base per i rossetti di questa linea, che sono i Cream Infusion Stilo, che vi faccio vedere a breve, perché sono rossetti molto cremosi che non hanno proprio una durata brillante, quindi è importante applicare queste matite come base per avere un risultato ancora più duraturo. L'ultimo prodotto della Siberian Flowers che vi vorrei far vedere è il rossetto, ovvero il Cream Infusion Stilo, che ricorda moltissimo il rossetto della collezione Sun Essential di quest'estate. Allora, appunto, come dicevo, è un rossetto in questa confezione a stilo, molto carina, soprattutto da portare in borsa.
Lo stilo è completamente dorato, contiene 2 ml di prodotto, ha una scadenza di 24 mesi dall'apertura e ha un costo di 7,50 euro. È disponibile in 7 colori, io ne ho provati soltanto 4. Allora ve li faccio vedere. Il numero 01 è questo qui ed è completamente trasparente. Onestamente io non ve lo consiglio perché è un po' sprecato andare a spendere 7,50 euro per avere di fatto un burro cacao da borsetta, perché almeno per me questo è diventato, perché comunque è molto carino esteticamente, ma parliamoci chiaramente, è comunque una sorta di burro cacao molto idratante, trasparente. Il secondo è il numero 03, che si abbina perfettamente alla matita automatica 03 ed è questo qui. Ed è un colore naturale tendente a rosa, molto carino, molto soft, perfetto davvero. In questo periodo sia di giorno che di sera, molto carino. Lo 04 è questo rosso super intenso che si abbina ovviamente perfettamente alla matita numero 04 ed è questo qui. E poi c'è il numero 05 che è questo rosso che è molto di moda per questo autunno ed è questo qui. I rossetti sono tutti molto belli, sono praticamente opachi, quindi all'interno non vedete, non riscontriamo la presenza di glitter né di perlescenze, quindi sono davvero molto portabili, almeno nei colori che ho provato, e sono molto idratanti, molto cremosi, si stendono sulle labbra che è un piacere. L'unica cosa è che sono poco durevoli, quindi ecco che entra in gioco la matita automatica abbinata, questa qui, perché vi garantirà davvero un supporto validissimo per incrementare la durata del prodotto sulle labbra. È davvero, secondo me, un'ottima combinazione. Per il resto, come dicevo, sono molto idratanti e tra l'altro sono piuttosto piccoli, quindi li potrete facilmente portare con voi. Secondo me validissimo, soprattutto a me è piaciuto tantissimo questo 03 e per il resto l'unico che appunto non mi sento di consigliarvi è lo 01, più che altro per il colore, meglio puntare su un colore più valido. Io vi saluto e al prossimo video mi raccomando non lo perdete perché sarà un mini mini giveaway. Al prossimo video, ciao!